Se sei un giocatore di basket e devi decidere che scarpe comprare, segui questo video. Ti spiegherò come scegliere le scarpe da basket, che test fare, cosa valutare e in più ti darò alcuni esercizi o alcuni test da poter fare autonomamente per capire che piede hai, che tipo di gamba hai e che atleta sei. Questo video è la nuova edizione del vecchio video fatto 3-4 anni fa sul 5 segreti per scegliere le scarpe da basket. Andremo ad aggiungere alcuni dettagli, alcuni studi che hanno fornito nuove informazioni a riguardo. In aggiunta a quello, potremo anche vedere alcuni test fisici per capire se siete proni agli infortuni o se invece potete stare tranquilli. Io sono il dottor Gianluca Italiano, sono un fisioterapista e un ex giocatore di basket. Visto che in passato, a causa delle scarpe, a causa di cattivi allenamenti, ho avuto diversi problemi ai polpacci, il mondo delle scarpe mi ha interessato fin dall'inizio della mia attività ed è per quello che adesso conosco diverse cose che voglio condividere con te. Siete pronti? Iniziamo! Prendo come esempio la mia scarpa, per favore non guardate la marca, non guardate il modello, non è importante quello adesso, voglio solo farvi vedere i test che faccio normalmente. Il test numero uno che faccio appena entrato in negozio è vedere la flessibilità dell'avampiede della scarpa. Come vedrete per questa scarpa, la flessione avviene a questa altezza più o meno, che è esattamente l'altezza delle teste metatarsali, ovvero questa parte del metatarso, dove esattamente c'è l'articolazione dell'alluce e dove il piede si piega e si carica quando correte o quando saltate. È molto importante che la scarpa assecondi questa flessibilità del piede perché è questo movimento di flessione dorsale dell'alluce e delle altre dita che mette in tensione la fascia plantare e la muscolatura del polpaccio per darvi quell'effetto elastico di rimbalzo necessario negli sport di salto. Il secondo test che faccio è tirare fuori la soletta all'interno della scarpa, la metto per terra, ci appoggio sopra il mio piedone e quello che devo vedere è che il piede rimanga all'interno della soletta. Tutto quello che va a restringere il piede, quello che va a comprimere il piede, capirete anche voi che limita la mobilità del piede, limita la propriocezione e vi ridurrà la base d'appoggio e quindi sarete più propensi a perdere l'equilibrio, a cadere e ad avere slogature o problemi. Il terzo test che faccio alla mia scarpa da basket è controllare la morbidezza e l'assorbimento della parte anteriore e specialmente della parte anteriore. Le scarpe che davanti hanno un sacco di aereo, un sacco di ammortizzamento, prendete e buttatele subito. Quello che io voglio a livello anteriore è una suola piatta, una suola secca, una suola che mi permetta, appena appoggio il piede, una risposta immediata. Il mio piede, il mio corpo deve avere una percezione immediata di quello che succede per permettere di creare cambi di direzione repentini e rapidi. Non posso pensare di dissipare la mia forza elastica sull'ammortizzazione della scarpa e quindi perdere energia esplosiva e capacità di salto. Specialmente la parte anteriore deve essere molto secca e poco ammortizzata. Se quindi pensate che la scarpa da 200 euro super ammortizzata e con 1000 air possa aiutarvi, questo è un grosso errore. La quarta cosa che faccio è il tallone, è controllare il tallone e controllare quanto è ammortizzato. In questo caso in effetti possono andare bene due cose. Per alcuni che giocano molto sulle punte dei piedi, che sono molto scattanti e che saltano poco, quindi come le guardie o le ali, può essere utile avere un tallone comunque secco e poco ammortizzato, perché tanto non ci sono grosse forze di impatto, o comunque sono atleti che sono bene, sono agili e usano bene il piede. Per persone invece un po' più pesanti, che fanno molti salti verticali, o comunque possono cadere male prendendo rimbalzi, allora avere un piccolo supporto può essere utile. Ricordatevi comunque che per un salto ideale la ricaduta avviene sull'avampiede e non sul tallone. In questo modo, cadendo sopra le punte dei piedi, si permette a tutta la muscolatura del polpaccio
di attutire il colpo e di limitarne l'impatto. È ovvio che se in un'azione di gioco sbattete forte sul tallone, può essere utile quindi avere una scarpa con un tallone un pochino più ammortizzato e che possa prevenire eventuali dolori o fastidi in quella. Il quinto punto da analizzare, o l'ultima cosa a cui fare attenzione, è la differenza di altezza tra posteriore e anteriore. In passato si credeva che questo differenziale potesse aiutare l'atleta a correre meglio, a muoversi meglio e a migliorare lo swing del piede. Oggi si sa che è una cosa poco utile. Sì, perché avere un tallone un po' più alto rispetto all'avampiede non fa altro che mettere la caviglia in una posizione di leggera flessione plantare, e quindi la rende più instabile e più propensa quindi agli infortuni. C'è da dire una cosa però: se siete persone abituate ormai da anni a portare un tacco dietro o comunque avere delle scarpe con un dislivello, è chiaro che la vostra caviglia non sarà più abituata, non avrà più le capacità di sopperire a una mancanza di tacco. In questo caso la conseguenza è che se mettete delle scarpe troppo basse, potrete rischiare di sovraccaricare il ginocchio. In che modo si sovraccarica il ginocchio? Ecco, se vi manca la mobilità della caviglia perché siete stati per anni con un tacco e quindi con una caviglia in flessione dorsale, non avrete più la capacità di ammortizzare. Se il piede non ammortizza, se la caviglia non ammortizza, la seconda articolazione che deve farlo è il ginocchio, che va in iperestensione. Quindi immaginatevi che qua c'è il suolo e state cadendo, il piede ha l'impatto col suolo e invece di ammortizzare con la caviglia va a impattare sul ginocchio, creando un effetto di iperestensione molto comune in chi poi ha lesioni del legamento crociato anteriore. Adesso vi farò vedere come fare un test per la flessibilità della caviglia. Il test per la flessibilità della caviglia è molto semplice. Vi mettete seduti e portate il ginocchio il più avanti possibile senza sollevare il tallone. Vi faccio vedere come. Vi mettete seduti con il tallone appoggiato e la caviglia a 90 gradi. La prendiamo come punto di riferimento come se fossero 0 gradi di flessione. A questo punto vi spingete in avanti e portate il ginocchio più avanti possibile. Vedete come la caviglia si piega in avanti. Ecco, questo angolo che si forma deve essere almeno 20 o 30 gradi in un atleta sano. In questo modo avete una caviglia flessibile e non ci saranno rischi di impatto o di iperestensione del ginocchio. Se notate invece un blocco dell'articolazione, quindi che la caviglia più di così non riesce ad andare, sarà proprio nel vostro caso che avrete bisogno di una scarpa con un leggero rialzo, in modo tale che il tallone sia un pochino più in alto e quindi facilitare un movimento del ginocchio in avanti senza sovraccaricare la caviglia e lo stesso ginocchio. Un altro test estremamente importante è quello di valutare la forza dei vostri polpacci per vedere se sono in grado di tollerare la capacità di salto, le forze che voi applicherete quando giocate. Questo è un test di forza e quindi per superarlo bisogna fare almeno 25 sollevamenti sulle punte, nel modo che vi farò vedere adesso. Vi mettete alla parete, appoggiati, con tutte e due le mani appoggiate, andate più indietro possibile con il piede destro, sollevate il piede sinistro e da qui andate a spingere in avanti. Ok? Per superare il test dovete riuscire a fare almeno 25 sollevamenti di fila. Devono essere sollevamenti lenti, andando su per 2 secondi e giù per 2 secondi. Questo ci dà un'idea della capacità del vostro muscolo di sopportare certi carichi. Fate il test sempre sia a destra che a sinistra per comparare se c'è un lato più debole o un lato più forte. Se siete particolarmente deboli durante il test di forza, allora delle scarpe un pochino più ammortizzate potrebbero aiutare a sopperire a questa debolezza, ma solo temporaneamente. Vi prego, allenatevi per modificare questo test e avere un beneficio a lungo termine. Ultimo test, un test di flessibilità, di elasticità e di reattività del muscolo. Si va a testare la capacità del vostro muscolo di reagire, di essere reattivo quando è messo sotto tensione. È un test pliometrico.
Vi faccio vedere come si fa, si scende dal gradino e si cerca il più velocemente possibile di risaltare in alto. In questo posto si va a sfruttare la capacità del muscolo di allungarsi e poi reagire. È una delle capacità e delle competenze più importanti per un giocatore di basket, perché è proprio la reattività e la capacità del muscolo di essere elastico che fa la differenza nei cambi di direzione. Mi viene in mente Ginobili o Harden, giocatori veramente rapidi nei piccoli spostamenti immediati. Per cui andiamo ad analizzare come si comportano i vostri muscoli per capire se sono in grado di sopportare delle scarpe molto mo anche morbide o hanno bisogno di scarpe un po' più rigide. Vi mettete su un gradino, come questo qua, fate un passo in avanti come se volesse cadere dal gradino e appena appoggiate per terra il piede, saltate in alto più in alto possibile. Una cosa però, non aiutatevi con le braccia, andate solo con le gambe perché vogliamo testare la reattività delle gambe. Scendo e salto. E poi provo a farlo con la gamba destra. Scendo e salto il più velocemente possibile. Confrontate gamba destra e gamba sinistra. Confrontatevi con i vostri compagni di squadra. Se vedete che siete troppo lenti, troppo pesanti, allora forse è una cosa su cui dovete allenarvi ed è una cosa che può rendervi predisposti all'infortunio se non siete abbastanza agili. In questo caso, qual è il consiglio? Prendete delle scarpe un po' più secche, un po' più rigide, senza troppi ammortizzatori, perché se siete poco reattivi è veramente un peccato che la vostra reattività venga sprecata all'interno di un air o di un ammortizzatore che quindi ne va a dissipare le forze. Ricapitolando, analizzate le scarpe che avete di fronte. Punto 1, flessibilità dell'avampiede. Controllate che si fletta a livello delle teste metatarsali. Punto 2, ampiezza della suola. Controllate che il vostro piede rimanga bene e rilassato dentro, senza costrizioni e senza chiusura. Punto 3, controllate la suola stessa. Troppo ammortizzata serve solo per fare rally e non vi permette di essere agili e attivi, a meno che non siate degli atleti che andate sempre a rimbalzo e che quindi potete avere un tallone un pochino più ammortizzato per evitare traumi da sovraccarico in quella zona durante cadute improvvise. Punto 4. Analizzate il vostro corpo e il vostro livello di fitness. Se avete rigidità di caviglia, se avete debolezza muscolare, se i vostri muscoli non sono elastici e non avete un buon rimbalzo, sono tutte cose che possono influenzare la vostra performance e predisporvi ad avere infortuni. La soluzione non sta nella scarpa, ma sta nella corretta riabilitazione, nel corretto allenamento per permettervi di progredire. Se siete in una situazione peggiore, in cui siete deboli, in cui avete poca elasticità e in cui siete rigidi, usate pure delle scarpe molto ammortizzate, molto sostenute, ma sappiate che gradualmente dovrete cambiare e progredire verso scarpe sempre più neutrali. C'è una cosa vera in assoluta. Non siamo nati con le scarpe e la nostra evoluzione, che dura da più di 3 miliardi di anni, ci ha fatto perfetti per andare senza scarpe, nonostante le grandi aziende di scarpe vogliano farvi credere il contrario. La vera salute del piede è senza scarpa. Allenatevi anche senza scarpe. Se dovete fare esercizi di rinforzo o di agilità, fateli scalzi. E rimanete scalzi il più possibile anche a casa o al parco o quando siete in giro d'estate nelle spiagge. Per finire, un ultimo concetto molto importante e supportato anche dagli ultimi studi su runner e su sportivi: chi si infortuna meno è chi cambia spesso il tipo di scarpa nei vari allenamenti. Chi ha due o tre scarpe e le cambia e non tiene la stessa scarpa, la scarpa principale, più del 50-60% di tutto l'allenamento globale, ha una possibilità di infortunarsi molto minore. Questo perché se cambiate spesso scarpa con tessuti diversi e caratteristiche diverse, i vostri muscoli e il vostro piede devono adattarsi ogni volta a dei meccanismi nuovi e questo cambiamento fa sì che stimolerete tutte le varie strutture e i vari sistemi di agilità che avete. Quindi, se volete iniziare bene la stagione, andate nei vostri negozietti, prendetevi due o tre scarpe, magari una molto secca e l'altra meno, e alternatele in ogni allenamento, lunedì con una, mercoledì con l'altra e venerdì con la terza.
Dopo questi giochetti, scegliete la scarpa che preferite per la partita e rimanete pure con quella che è quella che sentite meglio. In ogni caso, però, a fine allenamento, 10, 15, 20 minuti di esercizi scalzi per migliorare la flessibilità, migliorare la forza e migliorare l'elasticità sono sempre e assolutamente necessari e sono quelli che fanno la differenza tra un grande atleta e un atleta mediocre. Per cui, in bocca al lupo e datevi da fare. Se vi è piaciuto il video vi chiedo di mettere un pollice in su e iscrivervi al mio canale. Se avete qualche amico che ha dei disturbi, taggatelo pure qua sotto nei commenti. Magari gli sarà utile sentire queste cose e avere qualcuno che possa consigliarlo. Se siete di Milano o comunque volete avere una consulenza anche via Skype, non esitate a contattarmi, qua sotto ci sono i link. Abbiamo una serie di professionisti specialisti nel basket a vostra disposizione per darvi le risposte che cercate. Grazie.